Non siamo orfani, abbiamo una madre in cielo, la Santa Madre di Dio, che ci insegna la virtù dell'attesa quando tutto appare privo di senso. Lei, sempre fiduciosa nel mistero di Dio, anche quando lui sembra eclissarsi per colpa del male del mondo. È dedicata alla figura di Maria, soprattutto colta nei momenti più bui della passione di Gesù, la catechesi di Papa Francesco di questa mattina, a pochi giorni dalla sua partenza per il santuario di Fatima. Sentiamo uno stralcio del suo messaggio nel servizio. Oggi guardiamo a Maria, madre della speranza. Maria ha attraversato più di una notte nel suo cammino di madre. Fin dal primo apparire nella storia dei Vangeli, la sua figura si staglia come se fosse il personaggio di un dramma. Non era semplice rispondere con un sì all'invito dell'angelo, eppure lei, donna ancora nel fiore della giovinezza, risponde con coraggio, nonostante nulla sapesse del destino che l'attendeva. Maria, in quell'istante, ci appare come una delle tante madri del nostro mondo, coraggiose fino all'estremo quando si tratta di accogliere nel proprio grembo la storia di un nuovo uomo che nasce. Quel sì è il primo passo di una lunga lista di obbedienze, lunga lista di obbedienze che accompagneranno il suo itinerario di madre. Così Maria appare nei Vangeli come una donna silenziosa che spesso non comprende tutto quello che le accade intorno, ma che medita ogni parola e ogni avvenimento nel suo cuore. In questa disposizione c'è un ritaglio bellissimo della psicologia di Maria. Non è una donna che si deprime davanti alle incertezze della vita, specialmente quando nulla sembra andare per il verso giusto. Non è nemmeno una donna che protesta con violenza, che inveisce contro il destino della vita, che ci rivela spesso un volto ostile. È invece una donna che ascolta. Non dimenticatevi che c'è sempre un grande rapporto fra la speranza e l'ascolto. E Maria è una donna che ascolta, che accoglie l'esistenza come essa si consegna a noi, con i suoi giorni felici, ma anche con le sue tragedie, che mai vorremmo avere incrociato.